Martedì 8 ottobre, ben trovati con il TG Distretto. Confindustria chiede la revisione dell'ETS, il sistema europeo per lo scambio di emissioni inquinanti, quello che sta creando moltissimi disagi al distretto ceramico, alle aziende che producono ceramica da tempo, perché colpisce appunto le aziende come quelle che producono superfici ceramiche che sono molto energivore. Il sistema impatta tantissimo su settori italiani produttivi come quello della ceramica, hanno detto da Confindustria, già sottoposto ad una fortissima concorrenza da parte di produttori come l'India, che non hanno norme ambientali rigide come quelle europee. Questi discorsi sono stati fatti dalla delegazione di Confindustria direttamente a Bruxelles in una missione che punta appunto a convincere i tecnici della Commissione della necessità di modificare questo sistema che impatta fortemente sui bilanci della ceramica. Sentiamo su questo proprio da Bruxelles il presidente di Confindustria, Emanuele Orsini. Io credo che il norma di ETS sta impattando tantissimo sulle nostre industrie. Penso all'industria della ceramica, che ha ovviamente in questo momento enormi problemi di competitività, e sui problemi di competitività oggi nei nostri grandi produttori non stanno pensando di incrementare le produzioni in Italia, perché sappiamo benissimo che questa norma del 2030 impatterà tantissimo, e questo impatto genera il fatto che comunque siano fuori mercato confronto ad altri paesi come l'India, che invece sta inondando l'Europa a un prezzo bassissimo di prodotti cui ovviamente non hanno queste regolamentazioni. Ancora allerta maltempo in Emilia-Romagna per forti temporali per tutta questa giornata. Il bollettino prevede criticità arancione per l'Appennino emiliano, in Romagna invece solo gialla. Le precipitazioni sono attese anche come rovesci, con fiumi in ingrossamento. Sono previsti anche venti di burrasca moderata. Veniamo ora al dispetto di oggi, che riguarda il trasporto ferroviario. Volevamo lasciare le immagini scorressero senza voce ad accompagnarle, perché raccontano poco meno di uno dei tanti minuti cui il trasporto ferroviario locale, quando abbassa le sbarre, fa perdere il trasporto su gomma, bloccando i passaggi a livello che tagliano in due statali provinciali che attraversano i nostri territori. Nessun problema da parte nostra nei confronti della ferrovia, anche se il tempo è sempre poco, ma siccome abbiamo a lungo raccontato le difficoltà del collegamento su ferro tra Sassuolo e Modena e soste sassolesi sempre troppo lunghe, oggi ci occupiamo del trenino che collega Sassuolo a Reggio Emilia, due le sponde del Secchia che fanno il distretto, ma ogni sponda, perdonerete la rima, ha il suo gigetto. È il momento della rubrica dedicata al Fortiles B2B Forum, la due giorni di convegni e incontri che si è tenuta a Casal Grande. Oggi incontriamo Brunacci. Noi siamo una società di consulenza di proprietà industriale, ci occupiamo quindi della tutela di marchi, brevetti, design, diritto d'autore. È un settore, soprattutto quello dell'impiantistica ceramica, che è molto attivo nella brevettazione, per cui per noi ci sono effettivamente clienti importanti, ci sono diverse attività e invenzioni interessanti, sia dal punto di vista dei brevetti sia dal punto di vista anche dei marchi, perché ci occupiamo anche della tutela dei marchi. Anche quest'oggi chiudiamo con l'ammontare del debito pubblico italiano, supera i 2.944 miliardi di euro. Arrivederci. We'll be right back.